Allora, Raffaella Regoli, a Trieste perché? Allora, ci ho pensato mentre ero sul treno e mi metto in una posizione strategica perché l'anno scorso ho vissuto a Trieste per più di 2 mesi. Io amo questa città, c'è nato mio figlio a Trieste oggi perché voglio andare a capire cosa succede lì sopra, la cittadella della scienza, la chiamano così, perché sapete, a volte i misteri si nascondono nelle cose più innocue, no? Vedete che tutti i provvedimenti più drammatici, più forti, più cattivi li fanno sempre prendere alle donne. A me questa cosa un po' dà fastidio. È per cambiare volto al male, no? C'è il volto dolce, giovanile, sorridente di una donna. Ecco, allora io mi bevo un caffè e mentre arrivavo... Made in Trieste, giusto? Made in Trieste. Speriamo non dirli. Che era a Davos, va sempre a Davos, quindi ci piace poco. E quindi pensavo che chi me lo doveva dire, che io tornavo a Trieste perché è una città, secondo me, piena di segreti. Perché? Perché è una città di frontiera, è una città al margine dell'Italia, è una città dove possono succedere tante cose, compreso quello che era successo al porto, l'attacco al porto, dove hanno fatto questo esperimento sociale, o più che altro hanno gettato la maschera di quello che è stato un esperimento sociale. Ok, grazie Raffaella.